Essere o diventare leader, raggiungere le proprie ambizioni, realizzarsi e coronare un sogno. Il centro studi 60esima strada di Frosinone ha ospitato l'evento One Day Leadership, un appuntamento, il primo di una lunga serie in programma, dedicato alla conoscenza approfondita di quella che è una vera e propria risorsa da conquistare con autorevolezza per guidare un team vincente. Il nostro progetto 61 Project ha dato vita, ha visto la riuscita del primo evento di formazione sulla leadership, che prende il nome di The One Day Leadership, che è l'inizio di un percorso appunto legato alla leadership. Creatività e nuove idee, ma soprattutto unicità e leadership sono tra i concetti chiave comunicati attraverso una singola scarpa rossa dal brand Sei Unique. Sei Unique con la sua scarpa destra rossa, la nostra Reddy, vuole comunicare questo: unicità e leadership. Un anno fa siamo partiti con questo grande sogno e abbiamo creato un brand che è Sei Unique, abbiamo creato degli altri asset come Xsalmon, 61 Growth, adesso partirà il nostro social network Sei Uno di Noi. Questa settimana, settimana prossima, vareremo la società svizzera, la società per azioni appunto a Lugano, dove partirà questo grande progetto di crowdfunding. Beh, siamo noi i primi a essere sorpresi di quello che abbiamo fatto in un anno. Continuate a seguirci perché è un progetto veramente, veramente ricco di idee, di creatività e di altre sorprese. Questo incontro di formazione, il One Day Leadership, arriva dopo un anno di duro lavoro, un anno in cui si è creduto tantissimo in un progetto, che è il progetto di Sei Unique, che è sfociato poi nella voglia di dare qualcosa di più. Di dare qualcosa di più oltre un prodotto, di dare realmente alle persone la consapevolezza che possono diventare, volendo, la migliore versione di se stessi. Perché tutti noi possiamo esprimere il nostro talento. La cosa importante è avere gli strumenti per poterlo fare. Ciò che manca oggi è la consapevolezza delle proprie competenze, delle proprie capacità. E ciò che manca è la figura di un leader che sia in grado davvero di far emergere da noi il talento inespresso. Ospite dell'attese evento, Andrea Roncato. All'inizio sembrava così una cosa quasi per ridere, una battuta, vabbè, poi è carina, abbiamo le scarpe diverse, siamo fighi. E poi abbiamo cominciato veramente a pensare al significato di questi colori diversi che ci aiutano a camminare, a andare lontano. E credo che ci siamo resi conto che non era tanto che ci eravamo trovati insieme perché avevamo le scarpe diverse, ma perché avevamo un modo di pensare leggermente diverso, e forse l'unico modo di pensare che è rimasto adesso al mondo, che è quello di andare avanti. Di non stare a pensare alle scarpe di diverso colore, di non stare a pensare alla gente di diverso colore, di diversa pensiero politico o che dico sessuale, cose del genere. Per andare avanti, per riuscire a essere felici, dobbiamo proprio usare tutti i colori addosso, e le scarpe credo che siano un emblema importantissimo.